Posso solo confermare che aspetto con totale rispetto, celerità e curiosità le sentenze e i giudizi che mi riguardano. Sono disponibile ad andare a Palermo a piedi a spiegare perché, come sto lavorando per bloccare il traffico di esseri umani e l'immigrazione clandestina, che io sia un sequestratore fa sorridere molti, però siccome non sono al di sopra della legge, se sono un sequestratore ne trarrò le conseguenze. Penso di essere un buon esecutore di quello che il popolo italiano mi chiede di fare. Però sono disponibile a parlare con i magistrati di Palermo anche domani mattina per spiegare che bloccare il traffico di esseri umani non è un mio diritto, ma è un mio dovere, e commetterei omissione d'atti d'ufficio se facessi finta di niente, come hanno fatto i miei predecessori, facendo sbarcare altre centinaia di migliaia di presunti profughi. Io peraltro avrei sequestrato un centinaio di persone in fuga dalla guerra e bisognose di aiuto, che nei tre quarti dei casi sono già scappate, sono già sparite. Erano così sotto sequestro e bisognose d'aiuto che hanno pensato bene di far perdere le loro tracce, non dare nome, cognome, documenti, e in questo momento potrebbero essere anche qua in sala a Cernobbio o in stazione a spacciare o dall'altra parte dell'Europa a fare non so cosa. Quindi non occupo il mio tempo pensando alle sentenze, seguendo giudici, avvocati e magistrati. Questo riguarda Genova come riguarda Palermo. Occupo il mio tempo lavorando, stiamo preparando il decreto immigrazione e il decreto sicurezza, e una manovra economica che sarà una manovra del cambiamento, così come questo è stato il governo del cambiamento sull'immigrazione, sarà il governo del cambiamento sull'economia, e già da questa manovra ci saranno i primi mattoni di smontaggio della legge Fornero per restituire diritto alla vita, alla pensione e al lavoro, di riduzione fiscale per milioni di italiani, saldo e stralcio di milioni di cartelle di Equitalia. E ovviamente, essendo il contratto di governo, anche se non ne conosco benissimo i dettagli, anche l'avvio del reddito di cittadinanza, che è molto caro ai miei amici dei 5 Stelle. Se ci sono domande rispondo volentieri. Con Bannon? Ha parlato con il suo collega di governo Bonafede? No, fra ieri e oggi non ho parlato con Bonafede. Sto leggendo il disegno di legge anticorruzione, ne condivido una gran parte, perché la lotta ai mafiosi, ai corrotti, ai delinquenti, ai furbetti, agli assenteisti sarà svolta città per città. Non vorrei che ci fossero 60 milioni di ostaggi in Italia in base a sospetti, presunzioni, in assenza di prove. Siamo in un contesto economico, l'economia italiana bisogna essere tutelata, accompagnata e protetta, non indagata a prescindere. Ragazzi, se me lo fate una volta. No, no, io non ce l'ho con nessuno, sono amico di tutti, anche dei magistrati che stanno indagando su di me. Ho la coscienza così a posto che sono pronto a essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato a caso. Non avrei mai pensato nella vita di essere indagato per sequestro aggravato di persona. Ministro, però non si finisce mai di imparare. Le nostre scelte le facciamo a prescindere da questa o quella sentenza, quindi cercano conti correnti all'estero che non ci sono, soldi che non ci sono, riguardano fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa. Possono sequestrare anche i fondi regionali? I fondi delle non so, possono sequestrarmi anche la giacca e la cravatta, non so cos'altro posso dargli, il mio conto corrente non vanno lontanissimi. La Lega continuerà la sua opera di cambiamento al servizio degli italiani a prescindere da questa o quella sentenza. Sapesse a me quante cose non piacciono durante il giorno, ma me le tengo per me. Ministro, siete stati al movimento di Bannon, le motivazioni di questa scelta? No, penso che l'occasione delle elezioni europee dell'anno prossimo sia un'occasione di cambiamento storico, è l'ultima occasione di salvare l'Europa. L'Europa la stanno affossando i suoi paladini a parole, lo spirito europeo, lo spirito di una rinnovata comunità e comunanza europea la vogliamo salvare noi. Ci saranno anche gruppi che si uniranno del Parlamento europeo? Stiamo lavorando per questo, per essere il primo gruppo del Parlamento europeo e dimenticare la triste parabola socialista che ha portato disoccupazione e insicurezza.
insistere sul valore dell'inclusione, come mai ritiene certo. che ci sia questa necessità con questo governo di ribadire questo valore? Questo è il governo dell'inclusione e della pace sociale. Mi rifaccio a Papa Francesco, di cui sposo le parole di ritorno dall'Irlanda: accogliamo chi siamo in grado di integrare. Quindi l'anno scorso di questi tempi erano sbarcate 100.000 persone e 100.000 all'anno difficilmente le integri, quest'anno ne sono sbarcate 20.000, quindi meno arrivi significa maggiore integrazione. Quindi condivido parola per parola l'idea sull'immigrazione di Papa Francesco. La promessa del ministro Bonafede di creare un clima da seconda repubblica, cosa risponde? No, noi... essere come Berlusconi. Ci sono stati in passato, e non faccio riferimento a Berlusconi, ministri indagati per altri reati. Di solito in Italia, lo dico ai colleghi stranieri, il politico è indagato perché ruba. Io sono indagato perché difendo i confini e la sicurezza degli italiani. Giudicheranno gli italiani e i giudici. Aspetto, ripeto, con